carissimi colleghi. Uno per la prima volta, ci fa molto piacere che viene, Domenico Dezzopo. Buongiorno Domenico. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Anche perché è uno dei pochi inviati per seguire la Samba in casa e anche fuori. Allora non chiamiamo solo Luca Bassotti oppure Peppe Marzetti, ma chiamiamo anche Domenico. E buongiorno anche Rico Tassotti, che ormai è un nostro. Buongiorno a tutti. Anche perché ci fidiamo sempre delle sue parole per quello che riguarda, diciamo, il calcio in genere, ma in particolare l'eccellenza, perché segue diverse squadre del territorio. Allora, partiamo da Domenico, che è stato domenica a Vicenza. Io poi sono rimasto un po' così entusiasmato, se mi vuoi passare sto termine, vedendo il postigio Pordenone-Vicenza. Ho visto un'altra categoria rispetto a quello che spesso vediamo a Riviera, anche se i primi 60 minuti col Pordenone hanno dato ampi margini di speranza, però a Vicenza siamo ritornati un'altra volta indietro. A livello di risultato siamo tornati indietro, a livello di prestazione credo che si stia invece proseguendo su una linea tratteggiata già da qualche... Quella che dice Roselli. Esatto, quella che dice Roselli già da qualche periodo, e ne abbiamo parlato ieri in conferenza addirittura con Ilari. Sì. Proprio riguardo questo argomento, cioè è scesa in campo la stessa squadra di Pordenone, tranne Pegorin e Sala, certo, l'avvicendamento, certo, per l'infortunio, certo, di Sala, certo. E si è giocata una partita diametralmente opposta. Si è giocata una partita tra due squadre che non volevano farsi del male, quindi il Vicenza che usciva ferito dalla sconfitta contro Limolese, tra l'altro in trasferta, quindi già Limolese nel suo campo piccolo, Colella aveva detto c'era difficoltà di entrare nel clima partita, invece a Vicenza si è visto quasi... diciamo una bella versione del Riviera delle Palme, cioè 8.000 persone, cori continui, lì era un bel ambiente, e certo, sono quelle cose che agevolano il giocatore, certo. Tanto che anche la Samb senza tifosi è riuscita a fare il suo al cospetto di una squadra se non costruita per vincere, perché all'ex Bassano in pratica costruita per ambire ai primissimi posti della classifica, per i piani alti. Sì, io ho visto anche delle immagini, giustamente c'è stata anche qualche opportunità per poterla pareggiare, però come sempre non abbiamo neanche quel pizzico di fortuna che fa parte del contesto calcistico. Però ecco, giustamente Roselli, e come dicevi tu, io anche perché ha fatto due righe per noi Peppe Marzetti, abbiamo messo su Yant, ha assistito alla conferenza di Ilari, che ha confermato quello che mi stavi dicendo tu, cioè sti ragazzi stanno prendendo con Roselli una consapevolezza maggiore, anche se non ci sono dei ricambi, come sappiamo tutti, squadra che è composta da 14, massimo 15 elementi, il resto sono giocatori che fanno parte ad altre categorie, questo lo ha capito anche il presidente, però purtroppo bisogna tenere duro. Abbiamo questo periodo che fino a Natale sarà veramente duro, e questa classifica che più sta più si accorcia. Sì, il problema della classifica fondamentalmente non si pone nella misura in cui questa Samba inizierà a macinare, il condizionale, dai. Quando inizierà a macinare punti. Il problema è che adesso ci sono due sfide difficilissime, forse con il vantaggio che si gioca a San Benedetto. Esatto. Però Ferrar Pisolò e Triestina, ma guardiamo solo la Ferrar Pisolò, facciamo come fanno i giocatori che guardano di domenica in domenica. Esatto. Guardiamo solo la Ferrar Pisolò è una squadra molto organizzata, al di là dei nomi, perché una squadra organizzata può risolverla con il gioco, con i nomi si risolve a livello di singoli, certo. Così come è stato per il Vicenza. Il Vicenza, certo, non ha creato... io mi ricordo del Vicenza tre azioni, credo, pericolose, e tutte partite dalla distanza, tranne Giacomelli che è riuscito ad entrare in area a tirare, l'abbiamo visto, facendosi l'assist, certo, e il gol, quindi, certo, più uno e più tre dal fantacalcio. A parte quello, io non credo di aver visto tanto a Vicenza. Invece la Ferrar Pisolò, quello che mi preoccupa è che se non dovesse riuscirci con il gioco organizzato di cui è dotata, quindi anche quando non trova lo sbocco per la rete, comunque trova una soluzione, perché ci sono i singoli, e poi c'è sempre quel caracciolo là davanti, che, esatto, è una garanzia, purtroppo, esatto, è un purtroppo come, per noi, buon è, per loro è un po' come stanco per noi, nonostante la classifica, quello che attualmente è tutto negativo. Voi non voi ha fatto quattro reti. Non fossero state per quelle, non neanche avremmo i punti che abbiamo. Esatto, bravissimo. Enrico, sei d'accordo con Domenico? Beh, guarda, io poi seguo gli allenamenti ogni settimana, quindi ti posso dire che Roselli insiste ogni giorno sui movimenti che i giocatori devono fare, e quindi alla lunga questi movimenti, ripetendoli lui stesso ha detto, io faccio vedere anche dei piccoli frammenti video e poi riporto la stessa situazione sul campo per far vedere, certo, quelli che sono stati gli errori. Quindi
questo metodo di lavoro che io vedo ogni giorno, ogni settimana si ripete, sta portando dei frutti. Alla lunga dovrà premiare. Perché noi adesso non nascondiamoci, all'inizio la San Mettese era una squadra non molto organizzata, esatto. Dobbiamo dirlo, non avevo diciamo un gioco ben definito. Adesso dilettanti allo sbaraglio, dai. Più che dilettanti allo sbaglio, c'erano dei giocatori che non sapevano cosa fare. Adesso sanno cosa fare, però chiaramente, come dice Roselli, il nostro obiettivo è ogni settimana ridurre la percentuale d'errore. Esatto. Chiaramente rispetto a prima si è ridotta, però alcuni ancora esistono. Sia in difesa, ma soprattutto in attacco, perché come hai detto tu, domenica c'erano delle occasioni che dovevano essere finalizzate, vuoi per sfortuna, vuoi per imprecisione, certo. Non sono state finalizzate. Ora domenica c'è una bella squadra che ha pareggiato, ricordiamolo, all'ultimo minuto, domenica in casa, quando stava perdendo. Per cui loro li reputano due punti persi. Io ho visto le immagini, effettivamente la Virtus Verona ha capitalizzato al massimo l'occasione avuta esatto. Mentre loro ce l'hanno avute tantissime e hanno pareggiato solo al 93esimo. È un po' il paradosso che è successo alla Fermana a Pordenone, quel gol Pordenone batte 18 sì, perché, calci d'angolo. Come dice Domenico, è una squadra molto dotata tecnicamente e anche tatticamente, però se capita l'occasione, cioè la giornata sbagliata in cui gli avversari ti fanno gol all'unica occasione avuta, e poi è difficile scardinare una difesa che magari si mettono 11 giocatori dietro la palla e può capitare un episodio che te la fa pareggiare. Quindi qui a San Benedetto loro arriveranno per cercare di fare il risultato pieno, anche perché con i singoli che hanno devono cercare di vincerle tutte. E quindi, anche perché guardando la classifica adesso, col fatto che il Tratrestina abbia agganciato la Fermana, però da 20 a 15, 5 punti stanno le prime 10 squadre. Io vedo la Ternana in grandissima risalita. Sì, e penso che quando recupererà tutte le partite andrà in fuga, perché sì, esatto. Vince in tutti i modi, di fortuna, con i singoli, Marilungo che segna sempre, esatto. Quando non segna Marilungo sono gli altri. È una squadra costruita per la Serie B, esatto, che si trova in Serie C per le note vicende, per cui io vedo che quando avranno le stesse partite, la Ternana, se non cambia qualcosa, andrà in fuga, perché sopra, come vedi, è come se la stessero aspettando, e i tifosi da Ternana gioiscono a ogni sconfitta di quelle che stanno sopra, perché sanno che accorcia, prima o poi esatto. arriveranno in vetta. Sì, perché devono recuperare 3 partite, stanno a 18 quarti in classifica, se le vincono tutte sono 18 e 6, 24. 24 vanno in fuga, più 4 sulle esatto, seconde. Esatto. Allora, prima di ripassare a Domenico, un flash sull'eccellenza, visto che Domenico ha assistito al derbissimo del Piceno, un 1-1 che ha accontentato tutti, e con questo Monticelli che purtroppo fa ancora fatica ad uscire da questo fondo classifico. Ecco caro, proprio su questo io volevo iniziare, perché io ho sentito le parole di Zaini, molto contrariato sia per il risultato sfuggito al 94esimo, ma anche sugli arbitri. Loro di lui dice, non è che gli arbitri ci devono favorire, perché non ci devono favorire, però dobbiamo avere un po' di rispetto. Lui punta il dito sull'espulsione del difensore, che a suo dire era fallo subito dal difensore. Difatti la stessa esternazione l'ha messa su Facebook Mastroianni. Sì, perché comunque sia lui, Mastroianni stesso ha detto, quando in queste partite bisogna avere, lui ha chiamato Cazzimma, no? Lui dice, buone esperienze per cercare di non perdere. Esatto. La situazione è difficile, perché quella col Montefano era uno scontro diretto, infatti la vittoria Montefano ha allargato il gap con la Terzulte, perché ricordiamo, esatto, campionato 18 squadre, le ultime due retrocedono direttamente e poi le precedenti 4 devono fare i play-out. E soprattutto adesso avranno una partita molto difficile, perché giocheranno in casa col Fabriano Cerreto. È pur vero che queste partite, magari quando il pronostico è tutto a sfavore tuo, magari tiri fuori la prestazione. Esatto. Però chiaramente è una partita molto difficile. Passando invece al derby, una partita dalle due facce. Primo tempo quasi dominato dal Porto d'Ascoli, poi l'episodio che ha cambiato l'inizio della partita. Questo rigore che ha fatto un po' aumentare l'autostima del Grottammare e arretrare il Porto d'Ascoli. Che dire, in pareggio forse ci potrebbe stare, il Porto Ascoli al rammarico del primo tempo, il secondo tempo la potevano vincere tutti e due, perché hanno avuto l'occasione sia il Grottammare che il Porto d'Ascoli. Chiaramente quella era una partita da vincere per tutte e due, perché la classifica, Grottammare in braia nei play-out, Porto d'Ascoli poco sopra, e ora il Grottammare avrà una seconda trasferta difficile a Pergola contro una squadra che sta viaggiando bene, che sull'Ea d'Entusiasmo ha pareggiato a Fabriano.
Il Porto d'Ascoli giocherà contro lo Sassoferrato Genga, che è una squadra che sembra essere un po' in calo, però chiaramente è una squadra che sta nella zona playoff e quindi sarà una partita difficile anche perché si gioca in trasferta. La nostra speranza qual è? Che tutte e tre riporti un risultato positivo, anche perché sono tre picene che stanno nei bassi fondi. Se vogliamo avere altre tre picene l'anno prossimo, è bene che cominciano a fare i punti pesanti. Dopo questa disamina chiudiamo con Domenico. Ecco, tornando sul discorso Samp, ecco, tu giustamente sei stato un po' non pessimista ma ottimista, perché vedendola, facendo dei paragoni, quindi potrebbe anche succedere, anche perché, ripeto, il fatto che Fusco ha parlato col presidente, gli abbia detto che questa squadra purtroppo lamenta in tutti i settori, anche perché, come sai, siamo una delle peggiori difese, uno dei peggiori attacchi, è normale che se cominci a fare le selezioni non vai da nessuna parte. Abbiamo delle squadre, però anche la vigilia col Pordenone eravamo impauriti, pensando quante ne prendiamo, e abbiamo buttato una vittoria proprio così alle ortiche. Può darsi che si ripeta contro queste due squadre, partendo già la domenica, anche perché quello che dice il presidente, dobbiamo cercare di riportare, lo stesso l'hanno detto anche i giocatori, lo stesso Roselli, quell'entusiasmo che manca anche tra la tifoseria. Ma riguardo l'entusiasmo, sappiamo che la tifoseria san benedettese, per quanto fantastica sia, ragiona con lo stomaco, non è un mistero, e di conseguenza non arrivano i risultati e viene a calare l'entusiasmo. Ma per me, più che questo, perché tanto la Samp si è sempre seguita anche nei fallimenti, ce lo ricordiamo bene. Ce diversi. Non è tanto quello, io credo che siano spesso le esternazioni del presidente che vanno a destabilizzare parecchio, perché prese di posizione così forti nei confronti dei singoli, nei confronti del gruppo, nei confronti del tecnico, nei confronti di Maggi e la Mazza prima, degli incassi qualche settimana fa. Per me queste sono, ti dico, parlo per quanto mi riguarda, destabilizzanti, cioè preferisco che un presidente non parli oppure lo faccia a mente lucida durante la settimana, piuttosto che si metta lì in conferenza stampa ad attaccare il portiere, perché poi è sotto gli occhi di tutti che quello sia stato un errore grave. Sì, esatto. Però rimarcarlo in maniera così evidente, a parte l'eco mediatico che abbiamo avuto a livello nazionale, che su tutti io i personalmente, social, televisivi, radiofonici, personalmente io lo riterrei abbastanza grave, cioè un eco non positivo. Poi va bene che va bene tutto purché se ne parli, però, ma non in questo modo. Magari cerchiamo di dare un lustro diverso alla sammettese a livello nazionale. Per me invece bisogna guardare con ottimismo a tutte le gare che seguiranno, perché semplicemente la Samp ha già dimostrato di essere su un buon percorso. L'unico problema è che se non si soffre a livello difensivo da quando è arrivato Roselli, si soffre a livello offensivo, non c'è nessuno che segna, ma non perché Stanco sia incapace o perché Calderini, sono giocatori che si impegnano tantissimo, sì, nel fronte offensivo, ma sono due giocatori che non fanno gol, lo sappiamo. Stanco ha un grandissimo curriculum, quasi 100 partite in Serie B, ma non ha mai fatto, non è mai stato capocannoniere, sempre stato nei... Non è andato mai in doppia cifra, insomma. Mai in doppia cifra, però è un giocatore che lavora tantissimo per la squadra, sportellate, scontri con gli avversari, spesso si ritrova solo contro due difensori e riesce comunque a far salire la squadra. Quelle sono capacità importanti, esatto, per un giocatore, esatto, come Stanco, che se godesse della fiducia incondizionata dell'ambiente, non tanto della società, però dell'ambiente, quindi magari se sbaglia al primo controllo evitare il fischio preventivo. Ormai Riviera è classico. Ormai è un must, purtroppo, però cioè io questo vedo i giocatori tanto, seguendoli in allenamento, seguendoli in trasferta, vedendoli al di fuori dei 90 minuti che magari si vedono in TV allo stadio. Vedo giocatori che si impegnano, giocatori che sono focalizzati mentalmente sul campionato. Quindi quando magari sento i tifosi parlare al bar, quindi i tifosi parlare di giocatori che in campo, fammi passare il termine, fanno le vacche, un po' mi viene da rispondergli: guarda che non è così, i giocatori in campo si impegnano perché c'è l'avversario, certo. E l'avversario sta lì per non farti giocare, quindi necessariamente qualcuno deve uscire fuori
fuori che sbaglia. Anche per me, scusami che ti tolgo la parola, il campionato di quest'anno, vista la forza di tante squadre, è molto più duro rispetto allo scorso, secondo me. Ma al di là della ternale che diceva anche Enrico. Guarda, c'è un trend che continua per il girone B soprattutto, da un paio d'anni a questa parte, anche da prima che la Samb passasse, credo sia l'equilibrio. Cioè un campionato equilibratissimo, e quest'anno è ancora più equilibrato dello scorso anno, fatto salvo per la Ternana. Esatto, che non ci doveva stare. Come diceva benissimo Enrico, quando uscirà fuori farà un campionato a parte. Esatto. Cioè, giocheranno tutti dietro alla Ternana. E la lotta per i playoff penso che sarà diciamo importante e determinata fino alla fine. Sì, sì, ma io credo che se la Samb dovesse intervenire nel mercato di riparazione, con questa mentalità e le prestazioni che sta mettendo e i giocatori giusti dove serve, possiamo agganciarci ancora. Ma secondo me una settima, ottava posizione la Samba può farla serenamente, anche per riportare quell'entusiasmo che purtroppo manca per tutte quelle cose che abbiamo detto prima, che hai accennato tu, anche lo stesso Enrico, tutti questi problemi che ha creato chi ha preceduto gli attuali personaggi, lo stesso Maggi che ha buttato al vento 2-3 mesi senza fatto nulla. Però ecco, diciamo, c'è tempo, bisogna avere pazienza e anche quel pizzico di fortuna che per il momento... Guarda, secondo me sai che differenza c'è tra Maggi e Roselli? Tanto i giocatori non lo diranno mai a richiesta. Però da quello che ho potuto vedere, Maggi è un tecnico molto preparato. Problema che forse a livello psicologico non è molto forte. Secondo me si è ritrovato in una piazza come San Benedetto. Che è forte. Che è forte, molto convinto, perché certo. Chi non avrebbe accettato la proposta di allenare a San Benedetto? Ma infatti sta in questo atteggiamento, ha spiazzato tutti noi, perché tu sai che era 2-3 anni che gli andavamo dietro. Esatto, e credo se Maggi fosse arrivato alla Samb in Serie D e l'avesse portata in C, avrebbe fatto un grande campionato e si sarebbe lanciato tra i professionisti godendo di luce riflessa. Un po' come successe con la Maggiardese. Esatto. Al contrario, è arrivato in Serie C in un ambiente già particolare, perché si era smembrata la squadra, era cambiato il direttore sportivo, già le minacce tra virgolette di dimissioni di Gianni in estate, poi confermate qualche mese fa. Quindi già la situazione era particolare, l'imbarcata, chiamiamola così, contro il Renate all'inizio lo ha un po' minato nelle certezze del suo 4-3-3, siamo passati a un modulo che non riguardava la costruzione della squadra, esatto. Continuato con queste incertezze, quindi i giocatori di questo ne risentono poi, certo, e non riescono a capovolgere la situazione se non c'è una guida forte. Roselli probabilmente anche a livello mentale è riuscito ad entrare nei giocatori, nella testa dei giocatori, convincendoli di poter fare quel poco che serve, perché esatto. Non serve tantissimo, parliamo esatto. Di giocatori con un curriculum comunque importante, almeno esatto, negli esatto. 11 che giocano, fare quel poco che serve per mettere in campo una prestazione convinta, tant'è che Roselli spesso dice, e spesso viene equivocato, ne parlavo ieri con Enrico durante l'allenamento, correre poco e correre bene, esatto. E tanti dicono, sì, falli correre pure poco perché si impegnano tanto. No, però è correre il giusto per quello che esatto. È opportuno fare. Siccome molto spesso si vede la corsa di troppo, cioè il giocatore che corre dietro alla palla in una specie di torello, esatto. Roselli dice, evitiamo quello, impegniamoci nella corsa che serve e non impegniamoci. Probabilmente è quel trend che lui sta dando nello spogliatoio che ha riacceso la fiamma nei giocatori della Samb. Ora mancano i risultati, però secondo me a livello di prestazioni ci siamo. Anche a Vicenza non mi è dispiaciuta la squadra, comunque ne ha ripresa. Quindi con questo pizzico di speranza che abbiamo, ce lo auguriamo un po' tutti noi, perché giustamente il cuore è rosso-blu. Chiudiamo questa puntata ringraziando Domenico Del Sobbo. Grazie, sicuramente Carlo. Un arrivederci, perché vorremmo riaverti qui da noi. Grazie. Grazie al nostro amico storico Enrico Tassotti. Buongiorno a tutti. E sperando che domenica insieme si festeggi, diciamo, sti 3 punti che mancano dall'ultima vittoria con Limolese, che è l'unica, tra l'altro. Alla settimana prossima.